non mi... Abbiamo il segno. No, no, non mi... faccio la tua. È una roba... È il lunedì, secondo me è il lunedì, perché uno parte più tranquillo. È la prima volta da tanto tempo che non vede una rissa prima che lei parli. Esatto. Che non mi si infila un microfono nel naso, questo è già... Aspetta che c'è... Ci siete tutti? No, aspetta che c'è uno che fa gli equilibrismi con la telecamera. Prego, quando vuole. Ma fatemi una domanda, così ho l'impressione di dare una risposta, se no faccio il mio compito. No, no, allora, Matteo Renzi dice che ha come obiettivo il 2022 l'elezione di un Presidente della Repubblica con una maggioranza europeista. Ci crede a questo pronostico? Questi sono al governo da un mese e si stanno scannando sulle tasse, sulle pensioni e sulle poltrone. È squallido, fossimo in un paese normale... ci sarebbero le manifestazioni ben più grandi di quella enorme che abbiamo fatto noi, perché questi dicono stiamo al governo, non ci sopportiamo, litighiamo su tutto, alzano le tasse di 7 miliardi, ma l'importante è occupare anche il Quirinale e non solo le poltrone del governo. È veramente un ragionamento di una piccineria e di una volgarità imbarazzante. Detto questo, come Lega ci stiamo preparando a limitare i loro danni e a proporre una nostra contro manovra economica che non preveda tutte le tasse che stanno prevedendo. Poi da Renzi ormai mi aspetto di tutto e di più, uno che porta a casa dei ministri, il giorno dopo fonda un nuovo partito e porta via i ministri al suo vecchio partito, è uno da cui veramente non ci si può mai aspettare nulla di normale. Che idea si è fatto dello scontro che è in corso tra il Movimento 5 Stelle e il Presidente del Consiglio Conte? Che ci vanno di mezzo gli italiani. Se Di Maio litiga con Conte, Conte litiga con Renzi, Renzi litiga con Zingaretti che litiga con se stesso perché è l'unico che litiga con se stesso, ci vanno in mezzo gli italiani, perché quando si mette in discussione quota 100, quando si tassano le partite IVA, quando si tassano le confezioni di plastica dei biscotti e si tassa l'Euro 3 e l'Euro 4 diesel, ci vanno di mezzo gli italiani. Spero che la smettano e facciano qualcosa. Sugli sbarchi, oggi ce ne sono stati altri 100, quindi sul tema immigrazione stanno facendo dei danni che rischiano di essere irrecuperabili. Zingaretti dice che lei ha fatto cadere questo governo perché non avrebbe mai trovato i 23 miliardi necessari a scongiurare l'aumento dell'IVA. Beh, li hanno trovati in deficit, non hanno fatto una manovra economica particolarmente geniale. Noi avremmo sicuramente usato di più e tagliato di più. È una manovra che tutte le associazioni di categoria, dai commercianti, agli artigiani, agli industriali, alle famiglie, ai disabili, stanno definendo nulla, vuota. Quindi stanno litigando sul nulla, spero che la smettano. Su cosa avrebbe tagliato in Umbria? Lei ha scommesso una camomilla, se la sente di scommettere qualcosa di più? Caffè. Stando ai numeri, PD e 5 Stelle dovrebbero vincere in scioltezza, perché l'Umbria è governata da 50 anni dalla sinistra, se alla sinistra si aggiungono i voti di 5 Stelle non ci dovrebbe essere partita. Io scommetto che sarà il primo ceffone a una maggioranza che pensa solo alla poltrona, e l'Umbria sarà solo l'inizio di un percorso che poi abbraccerà la Calabria, abbraccerà l'Emilia Romagna, le Marche, la Campania, la Puglia, la Toscana, e voglio vedere i signori Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti se faranno finta di nulla. Lei oggi lancia questa coalizione degli italiani, che differenza c'è rispetto al vecchio centrodestra? Siete sempre gli stessi? Aggiungiamo, si avvicina gente nuova, sindaci nuovi, imprenditori, gente che non ha mai fatto politica, quindi guardiamo al futuro, sicuramente partendo dalla squadra che sta governando tanti comuni e tante regioni, però coinvolgendo gente che in Piazza San Giovanni era la prima volta una manifestazione politica, altrimenti se in Umbria non coinvolgessimo e avvicinassimo anche elettori ed eletti che una volta votavano a sinistra e 5 Stelle non vinceremmo mai. Evidentemente se vinceremo in Umbria, come sono convinto che sia, è perché gente che prima votava 5 Stelle e sinistra adesso vota Lega. Ecco, ma se domenica dovesse vincere il centrodestra in Umbria, lunedì cosa succede? Ma sarà una bella giornata per gli umbri, perché dopo 50 anni sarà epocale questo cambiamento. E poi sicuramente è la prima prova elettorale vera, certa, importante, che coinvolge centinaia di migliaia di elettori della nuova alleanza PD 5 Stelle. Sabato a San Giovanni la Meloni ha presentato un foglio, vi ha chiesto di firmarlo, un foglio antinciuccio, un foglio di coerenza, di coalizione. Lei l'ha firmato? Sì, ma non ho bisogno di firmare fogli per dire che col PD non governerò mai e con i 5 Stelle ci abbiamo provato, ma è finita come è finita. Certo, di mai ne abbiamo sentiti tanti ultimamente. Beh, ma quando io dico mai col PD,
pratico il mai col PD. E a proposito di 5 Stelle, domani comincerò un giro dei quartieri e dei mercati, sarò in piazza Epiro, perché solo sabato abbiamo raccolto più di 10.000 firme per le dimissioni della Raggi di cittadini romani. Ovviamente non facciamo firmare milanesi, torinesi o palermitani, però qua c'è un'emergenza cittadina che non ha precedenti negli anni passati, quindi ogni settimana girerò quartiere per quartiere fino a che Virginia Raggi non lascerà il posto a qualcuno che i romani eleggeranno, sicuramente più in gamba di lei. Ma quindi mai più con il Movimento 5 Stelle? Abbiamo già dato, ci abbiamo provato in ogni maniera possibile, però è emersa la loro vera natura di sinistra, ormai sono una costola del PD. Auguri, buona vita, buona fortuna. Un esecutivo di responsabili senza Conte lo potrebbe valutare? Perché Renzi ha detto che questo governo, i renziani dicono, arriverà alla fine della legislatura. Non si capisce se con o senza Conte, se si dovesse fare un passo indietro Conte. Elezioni. In una democrazia normale, se saltano i governi, se mancano le maggioranze, se l'unico collante è la poltrona, si va a elezioni. E quindi l'unica via normale sono le elezioni, il prima possibile, spero. Che cosa può dire dello scontro tra Di Maio e Conte? Secondo lei cosa ha provato a fare Conte nei confronti di Di Maio che ha provocato questa reazione risentita che porterà alla verifica? Non lo so, so che però stanno giocando con la pelle degli italiani, perché ci sono di mezzo le tasse, il diritto alla pensione, il diritto alla salute. Quando Di Maio dice che Conte massacra partite IVA, artigiani e commercianti, è un'accusa gravissima. Quando Renzi vuole tornare alla legge Fornero è un attacco gravissimo a una conquista sociale, quindi io non so perché stanno litigando, è una questione di potere sicuramente, però dopo neanche un mese e mezzo di governo sono veramente scene di uno squallore incredibile e mi domando, visto che tirano in ballo il Quirinale, visto che Renzi ha proprio la spudoratezza di dire stiamo qui perché vogliamo occupare anche il Quirinale, mi domando quanto a lungo durerà il silenzio del presidente Mattarella, perché fra servizi segreti, occupazioni di potere, crisi di governo, nuovi partiti che nascono e muoiono, veramente gli italiani stanno assistendo a scene di una volgarità senza precedenti, quindi mi domando quanto a lungo durerà il silenzio del Quirinale. Senta, cosa risponde alla richiesta di report su Radio Padania, tutto il sistema dell'ombra, del riciclaggio, diciamo, sulla vendita e poi il comprare di nuovo della radio? Se qualcuno ha qualcosa da indagare, indaghi, siamo assolutamente tranquilli, quindi ho poco da rispondere a inchieste che dalla Russia a Radio Padania secondo me porteranno assolutamente al nulla, comunque tutti indaghino su quello che vogliono e sono la persona più tranquilla del mondo. Calvo, il report è finito, lei e Savoini, compagni di Rende, anche detto che lei è una creatura di Savoini, poverino, non fatemi rispondere, dai. Senta, il Copasir avete messo un vostro uomo, mercoledì andrà a riferire Conte, lei quando ritiene di, è vero che la devono chiamare, però lei non ritiene di dover andare anche lei al Copasir per parlare dell'inchiesta su Mosca? No, non parlo di inchieste in corso, spero che la chiudano il prima possibile perché nessuno ha chiesto, ha preso, ha avuto niente. Quindi parlo di vita reale, non di fantasie. Ma lei quindi non ci andrebbe al Copasir a parlare? A raccontare che cosa? Che non ho preso rubli? Lo dico a lei, non ho preso rubli. Non ho chiesto rubli, non voglio rubli. Dollari, marchi, fiorini, sesterzi, petrolio, gasolio o altro. Grazie. Grazie, grazie a voi. Evviva, buon lavoro. Grazie. Va bene? Allora,